si intitolerà Sas Cortes de Gracia, in omaggio a Grazia Deledda, a 150 anni dalla nascita, la tappa nuorese di Cortes Apertas che si terrà sabato 27 e domenica 28 novembre, un'edizione che incentrerà ogni sua manifestazione sulla figura della scrittrice premio Nobel e che sarà diversa da tutte le altre, come sottolinea l'assessore alle attività produttive Leonora Angheleddu nel corso della presentazione dell'evento tenutosi questa mattina in comune. A incombere l'ombra dell'aumento dei contagi da Covid nel Nuorese, una situazione ancora sotto controllo per quel che riguarda la pressione ospedaliera, ma per la quale è prioritario tenere alta l'attenzione. Tra le novità post-Covid di quest'anno, la mancanza di stand per la degustazione all'aperto, resteranno comunque gli spazi coldiretti e gli espositori dei cibi tipici di Barbagia. E resta la voglia di offrire ai visitatori una proposta fatta di iniziative e di espositori di alto profilo, a partire dagli spazi di Casa Chironi, i cui lavori di ristrutturazione sono appena stati completati e che prima della consegna all'ISRE ospiterà l'esposizione di arte e artigianato nuorese Il Rimedio in Noi, sotto la direzione artistica della gallerista Chiara Manca. Due giorni di festa cittadina in cui torneranno le iniziative per bambini, Coros in Cresia, la serenata nella sposa, le mostre fotografiche e le presentazioni di libri. E per conoscere tutti gli eventi, dal sito del comune è possibile accedere a una mappa interattiva sviluppata ad hoc dalla startup nuorese Sciardana. Adesso è il momento di agire con buon senso, come ricorda anche il presidente Aspen, Roberto Cadeddu. La raccomandazione è che esercenti, artigiani e pubblico siano attenti nel rispettare le norme anti-Covid e che le facciano rispettare, ragion per cui l'amministrazione metterà in campo forze notevoli per i controlli dei Green Pass al chiuso e del rispetto delle norme anticontagio.